Ok, visto che mi è stato chiesto da molte persone, insomma, cosa ne pensassi di questa generazione che sta arrivando, cioè PlayStation 4 e Xbox One, ci faccio un video sopra. Allora, in breve vi dico subito che Xbox One è una cosa che va evitata, è una cosa che va, diciamo, che fa schifo uno perché non è esclusive dalla sua parte, cioè l'unica esclusiva che c'è, mi sembra, ce ne ha due, ha Rise, lì, che è una specie di God of War con i romani, e quell'altro che è Killer Instinct, che praticamente è un gioco che, vabbè, al tempo era bello così. Questo remake qua mi sembra una scusa per vendere Xbox One, anche perché comunque lo stanno sfruttando malissimo il brand di Killer Instinct, il fatto che già sia free to play, che devi pagare tutti i personaggi a parte. Cosa sono 5 euro? Non ho letto ancora. Che devi pagare tipo, Non sono provare a 18 darmi personaggi contro. e devi pagarli l'uno, tot euro. È una schifezza, secondo me. Io non sono, non ho mai apprezzato questo stile di fare giochi. Infatti un giorno farò anche un video su Spartacus, che è un gioco della PlayStation 3 sui gladiatori, così, che è meglio di Killer Instinct. Cioè, vuol dire, non è che sia meglio come gioco, ma è meglio come lo sfruttano, per dire. Però fa schifo anche lì, non mi piace lo stesso, ma ne parlerò poi. Per dire, io diciamo che su questa generazione, anche se c'è molta gente che devo dire è un po' delusa a riguardo, sono molto speranzoso, diciamo, sono molto speranzoso perché, per dire, vedo che PlayStation 4 sta pernottando molto, cioè Sony non riesce più, non ce la sta facendo a produrre abbastanza PlayStation 4 per darla a tutti quelli che la prenotano. È una cosa, cioè, proprio, diciamo, hanno letteralmente sbancato, dire, non riescono a vendere più PlayStation 4 perché non riescono più a produrne abbastanza. Ed è una cosa molto buona, secondo me, perché, diciamo, la seconda. Né, la seconda, se è buona. La scorsa generazione, o l'attuale, dipende da quale rete, quella PlayStation 3 e Xbox 360, diciamo che aveva le possibilità tecniche per fare dei bei giochi. Però quelli, i giochi venduti effettivamente bene, a mio parere, sono veramente pochi. Perché per colpa della concorrenza dell'Xbox e anche per via del mercato che si è diviso per colpa del Wii, non, cioè, nessuno utilizzava bene le console che aveva, tutti cercavano di fare ciò che andava di più per la massa o per fare concorrenza alla console opposta, e opposta ai concorrenti, insomma. E l'Xbox, diciamo che la sua presenza ha fatto sì che Sony facesse tanti giochi del cazzo, FPS, sparatutto, tutti gli sparatutto lì che non li voleva nessuno, insomma. Sia Sony che Microsoft, voglio dire. E hanno fatto solamente dei gran sparatutto. Tutti i giochi che sono usciti per fare concorrenza a COD, o a Halo, a Killzone, così, no? Tutti hanno fatto tutti questi gran sparatutto che uno ha fatto odiare a mezzo mondo, diciamo, il genere in questione. Due, diciamo che, cioè, ti spara tutto. Una volta che ne hai uno, non c'è bisogno di fare altri 10 uguali. Se tu prendi, non so, Resistance e poi prendi Call of Duty, cioè, non è che, non solo sono due FPS, no? Ma hanno proprio gli stessi tasti, proprio analogico, R1 per sparare, L1 per mirare, è uguale, identico. Corri con l'analogico sinistro, non cambia proprio niente. Non capisco il senso di fare tutti questi giochi uguali qua. Vabbè, sì, perché vendono, però. Allora, il problema, diciamo, è questo, che in questa generazione è andato, tra virgolette, molto forte il gioco online e la questione grafica, che sono due cose di cui non me ne frega proprio niente. A me della grafica potente, con tanti effetti di luce così, non mi piace, cioè, voglio dire, vabbè, se la grafica è bella va bene, sono contento, però se c'è la luce, non so, che ti spara flash dal sole, ogni volta che viene un attacco epilettico, appena giro un attimo la telecamera, cioè, delle due preferisco una grafica più brutta, per dire. Qui parlo proprio in questione di Watch Dogs, perché lì, come gioco è interessante, no? Però c'è l'effetto di luce del sole che ti spara flash o un lampo sullo schermo, muore ogni volta che la telecamera si sposta. Vabbè, ma a parte ciò, per dire, a me della grafica e dell'online non mi interessa nulla. Io penso che l'online sia divertente solamente quando lo giochi tipo in due giocatori, su uno stesso schermo, e intanto stai giocando con altra gente online, come accade con Mod Nation Rage, PlayStation All, Little Big Planet. Anche Super Sonic Rocket Battle Power Cars. Insomma, sì, questi giochi qua, che se c'è un amico di fianco, comunque sta giocando in multiplayer, è bello sfidare anche altra gente online, no? Puoi anche fare strategie con All-Stars, per dire, con All-Stars, se non so, tieni fermo col Big Daddy, arriva Sly, ti lancia si Murray addosso, insomma. Quello lì, per esempio, è una cosa divertente dell'online, ma giocare online lì da solo, non so, Uncharted 3, Uncharted 2 o Call of Duty o Resistance, lì.
col joystick in mano davanti a, non so, altre 30 persone lì che stanno giocando per i fatti loro, che magari uno è turco, uno è arabo, l'altro è norvegese, non si capisce neanche quando ci si parla tra vicenda, no? E poi sì, cioè voglio dire, giocare online così è come giocare da soli. Io sono d'accordo che giocare online, non so, con gli amici online tramite Skype mentre parli così possa essere divertente, ma giocare online a cazzo così è palloso. E poi sì, cioè francamente io sono dell'idea che il giocatore locale, anche se split screen, non mi interessa, è sempre più divertente di quello online. Anche se stai parlando con gli amici in quel momento lì sì. Cioè split screen è più divertente che online. Punto. Non è che. E poi ci sono dei giochi in cooperativa come Dead Nation, così, che sono bellissimi. Dead Nation, poi consiglio anche Castle Crashers. O c'è qualcos'altro da consigliare? Adesso non mi viene in mente, però ci sono un sacco di giochi online, anche del PlayStation Network, belli da giocare in cooperativa o anche in competitiva, per dire. Quindi sì, cioè, diciamo che quei giochi lì di questa generazione mi sono piaciuti, ma erano giochi purtroppo minori. I giochi maggiori sono tutti di sparatutto del cavolo, no? E non mi sono piaciuti proprio. Per niente, ma non sta finendo più sto video, sono già 6 minuti. Spero di riuscire a tagliare un po'. E dicevo, insomma, in breve, io ho notato che nel periodo in cui la PlayStation 1 e 2 erano, diciamo, tra virgolette, al comando, che tutti avevano solamente quella, tutti giocavano solo a quella, e c'era pochi eletti che giocavano all'Xbox o al GameCube, vuol dire, i giochi belli c'erano sia su Xbox che GameCube, quindi i pochi eletti si divertivano uguale. Invece quelli che avevano la PlayStation 2 avevano comunque dei giochi bellissimi, avevano Jak e Daxter, Ratchet & Clank, avevano, insomma, i giochi belli venivano fatti comunque anche in multipiattaforma o anche solo su PlayStation 2, andava benissimo, cioè vuol dire, i giochi, quando c'era solamente la Sony su che non c'aveva concorrenza, i giochi venivano fuori benissimo, anche su computer, sia anche su computer venivano fuori bene, cioè era una situazione, diciamo, di videogiochi migliore, sia su PlayStation 1 che su PlayStation 2. Cioè, sia per quei due periodi lì, sia per la Nintendo che per la Microsoft che per la Sony, tutti quanti stavano, diciamo, facendo dei giochi belli. Cioè, vendevano meno, ma almeno c'era questa forte concorrenza tra due console e tutte queste case che crollavano. Quindi, diciamo che la mia speranza è che PlayStation 4 venda molto, no? In modo che Sony possa tornare a fare dei giochi belli, come accadeva nella PlayStation 1 e PlayStation 2. Perché nella PlayStation 3, diciamo che, vabbè, si è fatto dei giochi belli, no? Ha fatto Little Big Planet, Infamous, eccetera. Però non è stato bello come. Cioè, non ci sono stati tanti belli come su PlayStation 2 e su PlayStation 1, insomma. E diciamo che la mia speranza è proprio quella di tornare in quei periodi lì. Se la PlayStation 4 arriva al comando, che vende tantissimo, io vedo proprio. Sento che non avendo il mercato in mano a gente come quelli da Microsoft che pensano solo ai soldi, perché non hanno fatto, cioè, se vedete gli ultimi anni, no? Di esclusive Microsoft ne sono uscite cosa? Una? È uscito Gears of War Judgment, che anche doveva essere anche un DLC, tipo. È uscito solamente quello lì, esclusive Microsoft in questi 3 anni o due. E invece, cosa che non è accaduta è la PlayStation, che ha fatto sempre uscire tantissime esclusive. Invece Microsoft ha notato, infatti, che diciamo che il mercato della televisione, dello sport, dei film è più conveniente per loro di quello dei videogiochi. Infatti, se vedete Xbox One, cioè sì, ha annunciato qualche gioco così, ma principalmente, no? E la loro scusa è quella di poter guadagnare di più tramite tutt'altro, tramite qualcosa che non sono i videogiochi. Vogliono trasformare la console da videogiochi in un decoder. Quindi io non starei con Microsoft per nessun motivo. In più costa anche di più, cioè cazzo. Sì, diciamo che il punto è quello. Io spero vivamente di vedere PlayStation tornare in cima, diciamo, all'Olimpo, tra virgolette, del mercato, perché diciamo che quando c'è l'esso in cima al mercato sembra quasi che tutte le case ne guadagnino, tutte le case cominciano a fare dei giochi belli, perché PlayStation 1 e PlayStation 2 è successo così. Quindi io spero che succeda questo, poi se non accadrà, oh, mi sono sbagliato, per dire. Io PlayStation 4 la devo prendere comunque perché c'è Infamous Second Son. A me, io penso che Infamous 2 sia uno dei giochi più belli mai usciti, proprio, io lo consiglio a tutti. A me è piaciuto molto, insomma. Ed è anche per la PlayStation 3, vuol dire, non c'ha l'online e la grafica è quella che serve, per dire, non è che ci vuole una graficona per prendere un gioco bello. La grafica è bella da vedersi e non è che vedi i peli del culo di Cole come accade con Drake, per dire. Quindi sì, diciamo che Infamous 2 lo consiglio a tutti e visto che esce il 3, tra virgolette, di Second Son, io la PlayStation 4 la prendo per quello. E spero che, non so, magari questo successo di PlayStation 4 porti infatti tutti quanti i videogiochi in una direzione, non quella di stare. Non so, tipo Castlevania che cercava di fare concorrenza con God of War. Ste cazzate qui che non l'ha chiesto nessuno. Già una volta la Nintendo ha cercato di trasformare Star Fox in Ratchet & Clank, questa cosa qui, cioè, non mi è piaciuta. Vuol dire, il gioco in sé non è che fosse tanto male, però Star Fox è Star Fox, Ratchet & Clank è Ratchet & Clank. Non c'è bisogno di fare, di
rovinare una saga storica per trasformarla in qualcosa che non è. Poi sì, cioè, io concludo il video qua. Spero che vi sia piaciuto. In conclusione, io spero. Cioè, diciamo che punto sulla PlayStation 4. Perché sto vedendo che la PlayStation 4 sta piacendo, insomma. E chissà che senza la concorrenza di Microsoft, la Sony non torni a fare andare. Cioè, non, il mercato dei videogiochi non torni qualcosa. Quello che era, insomma, la cosa bella che era durante il periodo PlayStation 1 e PlayStation 2. E, io spero questo. Quindi auguro a Ehi, voi di ciao, come stanno divertirvi con la prossima generazione, muovendo? qualunque console abbiate. E vi saluto. E al prossimo video.